Nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto internazionale emesso dalla procura di Rabat in Marocco lo scorso 28 giugno. Aveva trovato rifugio in Italia almeno fino a questa mattina, quando in Campania gli uomini della Polizia di Stato lo hanno arrestato. L'uomo, un 29enne presunto terrorista e combattente dell'ISIS, è stato localizzato dopo lunghi pedinamenti e intercettazioni condotti dal reparto scientifico della Direzione Anticrimine. È stato fermato mentre si trovava insieme ad altri cittadini stranieri in un bar di Lago, nel Salernitano. Il 29enne aveva combattuto in Siria fin dal 2012. In un primo momento aveva aderito alla formazione al-Nusra e quindi una formazione affiliata ad Al-Qaeda, e successivamente invece era passato ad aderire al sedicente Stato Islamico. All'interno delle milizie jihadiste il marocchino aveva anche fatto carriera, divenendone uno dei responsabili. A suo carico risultavano inoltre, sin dal 2018, svariate segnalazioni in Spagna e Francia per attività terroristiche. L'uomo si trova attualmente presso il carcere di Salerno in attesa dell'avvio della procedura di estradizione per il Marocco.